Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Se ancora non l'avete fatto, al solito iscrivetevi in modo da ricevere le notifiche riguardanti i nuovi video pubblicati. Visitate la pagina Facebook, visitate lo shop, sostenete il canale con un mi piace, aiutate il canale a crescere condividendo i video. Se volete mettervi in contatto con me, al solito utilizzate o la mail oppure utilizzate la pagina Facebook. Nel tutorial di oggi invece continuiamo la nostra playlist dedicata al SolidWorks. Cominciamo col considerare il piano superiore. Ad esempio, sul piano superiore andiamo a realizzarci uno schizzo. Allora, questo schizzo potrà essere ad esempio un rettangolo. Facciamolo partire dall'origine e facciamolo con uno spigolo all'incirca di una cinquantina di millimetri. Lasciamo delle misure in questo modo. Facciamolo 50 per 50 per 50. Ok? Diamo l'ok, usciamo dallo schizzo, ci sta bene, richiamiamo il comando estrusione base e andiamo ad effettuare un'estrusione di una cinquantina di millimetri e quindi tasto destro e diamo l'ok. Quindi questo è il nostro primo elemento, ci siamo semplicemente andati a realizzare un primo cubo. Allora andiamo a spostarci ancora sul piano superiore, ci realizziamo uno schizzo sul piano superiore, se vogliamo vederlo dall'alto ce lo realizziamo in questo modo. Quindi andiamo a farci ancora magari un rettangolo, questa volta facciamolo in modo che sia, facciamolo anche un po' più grande del più lungo, semplicemente. Quindi andiamo a farci ancora questa altezza, dovrà essere di una cinquantina di millimetri, mentre per quanto riguarda questa dimensione la possiamo andare a fare di un centinaio di millimetri. Possiamo ancora spostarci nello spazio e quindi nello spazio andare a richiamare il comando estrusione di base. Lasciamo il comando la dimensione di 50 mm e diamo l'ok. Quindi importante, abbiamo realizzato due distinti elementi, estrusione 1 ed estrusione 2. Allora, primo aspetto importante, se adesso mi vado a selezionare, diciamo, questa superficie su cui andare a realizzare lo schizzo, per esempio, e quindi mi vado a posizionare in questo modo, allora se vado a realizzarmi la mia circonferenza in questo modo, do l'ok e mi vado a richiamare il comando taglio in rivoluzione, allora in questo caso mi viene chiesto soprattutto di specificare l'asse. E questo sarà l'asse attorno a cui faccio avvenire la rivoluzione e il taglio sarà un taglio di 360 gradi. Allora, se vado a diminuire il taglio, come vedete, verranno ad essere scalati gradi partendo dalla superficie su cui è stato realizzato lo schizzo. In questo modo. Per adesso la lascio allora, diciamo, a 360 gradi e do l'ok. E se io adesso andassi a realizzarmi, quindi andando ad intervenire nuovamente sullo schizzo 6, che è lo schizzo che sto utilizzando, quindi andassi a rielaborare lo schizzo, a modificarlo e quindi su questo schizzo mi andassi a realizzare ad esempio un'altra circonferenza su questa faccia, ad esempio, ok, e mi spostassi nello spazio, quindi adesso non otterrei un foro all'interno di questa superficie. Per quale motivo? Perché se adesso clicco ancora sulla mia operazione, che è la mia funzione, come vedete mi viene chiesto di specificare, ho sbagliato funzione, che è la rivoluzione, quindi su questa mi viene chiesto di specificare su quale corpo devo andare ad intervenire. Importante, quindi, se vado ad utilizzare l'opzione tutti i corpi, allora verrà ad essere realizzata l'operazione di taglio in rivoluzione anche sull'altro corpo, ok? Quindi fate attenzione innanzitutto a che cosa state selezionando per effettuare l'operazione. In questo modo ho tutte e due le superfici, tutti e due i corpi forati. Molto bene, adesso andiamo a nasconderci questi tre elementi. Possiamo utilizzare l'opzione sospendi in questo modo, quindi per adesso li abbiamo, non li rendiamo semplicemente visibili. Sul piano superiore andiamo a realizzarci un altro schizzo. In questo caso il nostro schizzo potrà essere inizialmente, facciamo direttamente una circonferenza in questo modo e facciamola con un raggio di un centinaio di millimetri, quindi un diametro all'incirca di 200 mm. Ci possiamo spostare nello spazio e quindi possiamo andare a richiamarci il comando estrusione base e la possiamo estrudere anche questa per un centinaio di millimetri in questo modo.
Quindi questo sarà il corpo che vogliamo utilizzare. Adesso andiamo a selezionarci il piano frontale, ad esempio, e sul piano frontale andiamo a realizzarci il nostro schizzo, questo schizzo. Lo schizzo dovrà essere costituito da una semplice circonferenza, facciamola coincidere ad esempio con il punto mediano di questo spigolo e come diametro o raggio la possiamo fare di una quarantina di millimetri. In questo modo possiamo adesso spostarci nuovamente nello spazio. Abbiamo a che fare con un elemento a simmetria cilindrica praticamente, quindi se noi andiamo a selezionarci l'opzione degli assi, noi già abbiamo un asse incorporato. Per renderlo visibile ci basterà selezionarlo in questo modo, quindi abbiamo a che fare con il nostro asse. Adesso andiamo ad introdurci anche una geometria di riferimento. Nel nostro caso, come geometria di riferimento, possiamo utilizzare un piano. Quindi andiamo a selezionarci il piano, oppure abbiamo già dei piani predefiniti e ce li possiamo andare a visualizzare in questo modo. Quindi se adesso andassi a richiamare il taglio in rivoluzione, andrei a selezionarmi come asse di rivoluzione questo e potrei quindi andare a fissare una superficie, che in questo caso sarà il nostro piano, rispetto a cui l'operazione verrà ad essere eseguita. Questa è la prima opzione che abbiamo a disposizione. E l'altra cosa che possiamo fare ovviamente è andare ad invertire la selezione. Quindi noi pensiamo di far partire il taglio da questo punto e farlo arrivare a quest'altro punto. Possiamo utilizzare questo modo di procedere. Ovviamente tra le varie opzioni abbiamo anche un offset dalla superficie. Allora, in questo caso stiamo partendo da questa superficie con un offset di 10 mm, quindi il taglio verrà ad essere eseguito da 10 mm da questa superficie che abbiamo preso come riferimento, in questo caso è un piano ovviamente. E in maniera del tutto analoga possiamo andare ad utilizzare anche lo stesso tipo di opzione con il vertice, oppure la possiamo utilizzare anche con un piano intermedio fra due superfici. Come vedete, abbiamo l'opzione che ci permette di invertire l'offset, quindi andare a partire 10 mm a sinistra oppure a destra del piano che abbiamo preso come riferimento. Possiamo andare a selezionarci due distinte opzioni, due distinte, scusate, direzioni e procedere in maniera del tutto analoga con riferimento alla seconda direzione. E poi abbiamo anche l'opzione funzione sottile che ci consente di mantenere uno spessore per il tubo, qualora ovviamente avessi a che fare con una struttura piena. In questo caso, se dessi l'ok, come vedete, non mi va a realizzare nulla se non questo tipo di taglio e lascia inalterata la parte centrale, ma viene ad essere realizzato un foro con uno spessore. Ok, quindi provate, queste sono le varie opzioni disponibili e fate attenzione alla tipologia di corpi che state selezionando, perché lo schizzo potrebbe non avere lo stesso tipo di effetto su due corpi se due corpi distinti non vengono ad essere selezionati. Comunque, lavora in maniera del tutto analoga alle istruzioni di base. In questo caso, invece di apportare del materiale, il materiale viene ad essere eliminato. Fate attenzione soltanto ad alcune particolarità, come ad esempio quella della funzione sottile. Se io volessi intervenire nuovamente su questo elemento, come vedete, la funzione sottile è l'unica parte che non posso andare a modificare. Questo dipende, credo, da alcune versioni del SolidWorks. Quindi fate attenzione, una volta impostato questo tipo di funzione, diciamo, non posso più andare ad eliminarla, dovrei eliminare completamente la feature e ripartire da capo. Ma comunque, diciamo, questi sono i comandi base a cui fare riferimento per realizzare questo taglio in rivoluzione. E al solito, se il tutorial vi è piaciuto e servito, iscrivetevi, commentate, mettete mi piace. Ci vediamo alla prossima!